Complimenti Jacopo, doppietta decisiva, hai permesso al Pescara di passare il turno al termine di una partita non sofferta di più. Grazie, e siamo contenti di questo risultato perché era quello che ci speravamo, ecco. Magari anche una vittoria, abbiamo sofferto un pochino, però alla fine abbiamo portato a casa il risultato. La Carrarese ha protestato molto sul secondo gol tuo, ci puoi dire se l'hai toccata con la mano, con la spalla? Ma braccio. A me è sembrato con la spalla, perché c'è stato uno strattonamento da entrambe le parti, comunque uno scontro aereo, e secondo me non era da annullare, anzi, era più da annullare, come ho già detto, il loro secondo gol. C'era un fallo su Zappella e dopo ha continuato l'azione, ha fatto un bel gol, ma era da annullare già in partenza. Ecco, ti aveva mancato un po' il gol in questi mesi? Sì, mi è mancato il gol, sono contento che sia arrivato in questo momento della stagione, che secondo me è il momento più importante, quindi speriamo di continuare così. Secondo te il Pescara ha qualche uomo chiave in difficoltà dal punto di vista fisico? Ma secondo me no, abbiamo sofferto come ho già detto prima, perché comunque abbiamo giocato contro una squadra di valore e con delle qualità, e giustamente bisogna fare complimenti anche all'avversario in certi casi, quindi complimenti a loro perché hanno giocato bene, però abbiamo passato il turno, ecco. Do l'auricolare a Jacopo Cernigoi. Massimo, per una domanda che da studio, così poi salutiamo l'attaccante biancazzurro. Sì, voi. Intanto da parte mia i complimenti, che non sono di programmatica ma assolutamente sinceri, perché è stato il protagonista indiscusso di questa partita. La domanda la faccio rivolgere a un ex calciatore, attuale allenatore, Gianluca Colonnello. Gianluca. Ciao, innanzitutto complimenti per la doppietta, bravo. Un attaccante. Buonasera. Ciao, buonasera. Un attaccante come te, giocato con Andrea Carnevale, diceva che le ultime partite sono le partite migliori perché le ultime le ricordano meglio i tifosi, quindi ti faccio un in bocca al lupo, spero che continui partita dopo partita a continuare a segnare gol. Ti volevo chiedere come mai eravate, ho fatto anche al tuo allenatore, come mai siete partiti un pochino intimoriti anche dopo il vantaggio sul tuo gol? Ma guardi, non lo so, intimoriti non credo, però sai, magari inconsciamente, avendo due risultati su tre, parti un attimo con col freno a mano tirato. Poi dopo, come ho già detto prima, ci hanno messo un po' in difficoltà perché giocavano un buon calcio e è andata bene. Siamo stati bravi a riacciuffare il pareggio e era questo che ci serviva.